Scatolon. Ciao amore! Sto spoilerando perché domani, Scatolon, che cosa esce? Un video su Nuts. Sì. Spero, se lo finisco in tempo. Buongiorno mie amate possole, come state? Oh, io spero tutto bene qua. Rimbomba, omba, omba, c'è l'eco. Sì, il tuo panino. Ma di che cavolo è questo panino? È mio! Non lo avrai mai! Il tuo panino, tutto il giorno che gioca col panino. Ma Coco! Come vi abbiamo spoilerato, domani esce la prima parodia sul canale Nuts. Abbiamo scelto una canzone Disney di Coco perché adoriamo questo film e siamo sicuri che adorerete anche voi questa parodia. Ma veniamo a noi. Volevo farvi vedere un po' la camera. Faccio finta di niente, ma il cane, come potete vedere, sta cercando di sotterrare il suo pezzo di panino, solo che non ha preso bene le misure. Bravo amore, dai, sotterralo. Bravo, così per i tempi bui ce l'hai quasi fatta, ne manca solo un pezzettino. E non l'hai nascosto bene, però guarda che io lo vedo. Sto facendo finta di niente inquadrando qualcos'altro perché sicuramente ora lo sotterrà meglio. T'ho beccato che l'hai nascosto bene, t'ho beccato! E niente, volevo farvi vedere quanto è strana la mia camera. Ho praticamente diviso, qua c'era un'altra scrivania, le ho spostate. E come potete vedere i gatti non gliene è fregato niente, sono sempre qui fissi. Baffi, baffi, baffi. Ci sono scatoloni ovunque, cioè in realtà qua sono pochi. Queste qua sono parti della mia camera, ma pochissime perché le altre parti sono di là. Queste sono invece le cose nuove che devo portare subito in casa nuova perché sono le prime che mi serviranno. E il calendario dell'avvento di Ale, qua sono 25 regali, tipo questo è l'1, questo è il 20. Il mio cane è stupido che vuole essere il protagonista. Scusi, lei cosa vuole dichiarare? Cosa deve dichiarare? Zampa! Bravo, Zampa! Amore, stai imparando dalla... Zampa! Cosa vuole dichiarare? Non vuole dichiarare niente. Comunque direi che adesso è arrivato il momento di sistemare le scatole, perché guardate un po'. Scatole ovunque, scatole ovunque, scatole ovunque, ovunque. Io che ascolto Cristina D'Avena, adesso lo spengo sennò prendo il copyright. La sala è completamente vuota come potete vedere. Qua ci sono scatoloni dappertutto e voglio farvi vedere la cucina perché è un trauma. Tu stai qui perché so già dove devi arrivare. C'è un delirio. Queste sono le poche cose che utilizziamo e la cucina non c'è più. Sono solo scatole, 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 lavatrice, asciugatrice. Il mio cane è una schifezza perché adesso sapete che cosa succede? Dai Cocco, andiamo! Guardate che non viene. Andiamo Cocco! Sapete perché non viene? Perché sei uno schifo dello schifo. Te lo prendo il tuo dentacci. Ormai è un viziato. Dai, andiamo. Che caso che ora viene, eh? Facciamogli vedere cosa ha imparato. Seduto. Terra. Bravo! Qui dovrebbe esserci la piastra a induzione portatile, un po' a sfocus. Cioè praticamente i fornelli da campeggio, perché se no tipo noi ci arriva la cucina il 10 dicembre, mancano tipo 20 giorni e mangiare per 20 giorni cibo a domicilio vuol dire che non fa molto bene al corpo. E guardate questa camera. Ciao Climi! Mi vuoi raccontare che ti sei persa? Che sei scappata e sei andata nel portaombrelli dei vicini? Ta-da! Scatole ovunque, armadi pieni di scatole. Anche la camera di Ale è praticamente tutta smontata, come potete vedere. Anche se Ale tu rifarai più o meno simile, vero? Uguale. La tua camera, anzi uguale proprio. È arrivato Salem a salutarti. È il mio gattone ciccione. Hai finito di andare in giro con quel panino? Invece la camera da letto, che è un delirio, ha scatoloni, il mio comodino un po' in disordine e basta, è solo il letto, perché tutti questi mobili che vedete non verranno in casa nuova, bensì andranno a casa del mio papà, e tranne la cucina che l'abbiamo regalata a zio Cere. È vero che l'abbiamo regalata a zio Cere, quindi in casa nuova vedete tutti i mobili nuovi belli, perché essendo proprio la nostra casa della vita abbiamo deciso di prendere tutto nuovo e tutto bello, e sarà una bellissima avventura. Vediamo se si vede. Mercoledì 18 ore 19:40. Non abbiamo più acqua, non abbiamo più la cucina, non abbiamo più il lavandino, non abbiamo più niente, ma soprattutto non abbiamo più i fornelli per cucinare. Ma sono arrivati quelli da campeggio. Quindi adesso allestiremo una cucina provvisoria nel bagno. Guardate la nostra casa, non c'è più niente. Andiamo amore. Ciao Buzz. Ciao. Ciao Bubi. Il mio Bubi che se vuole strusciare su questo dito. Andiamo, ci tengo a dire che qua dentro è tutto perfettamente in ordine. Non si riesce neanche più ad aprire la porta. Mio Dio, che casino. Allora, ti faccio vedere quello che ho allestito. Ho preso la mia scrivania, un pezzo della tua scrivania, e ci ho messo sotto una scatola. Così qua possiamo montare quell'affare. Ok, quindi ne cucineremo qui e scoleremo. Venite con me. Aspetta che stavo... No, si vede che mi stavo grattando le chiappe nel riflesso, amore. Dai, che schifo. Vabbè, ti recupero un coltello? Usa la lametta, amore, siamo in bagno. Che intelligente che sono, voi non fatelo. Ah, no, l'ho preso doppio perché scusami, ho detto, se lo prendo singolo poi come scaldo il ragù, almeno mentre faccio una cosa ne posso fare un'altra. Tanto poi lo mettiamo in box. A casa nuova non compriamo la cucina. No, esatto, usiamo quello. Ciao, io sono quella dietro, quella che si grattava le chiappe prima. Attenzione! Wow! Sembra una console DJ! Sì! È vero! Prezioso! Induzione! C'è nervoso! Tanto noi abbiamo le pentole a induzione, abbiamo la prolunga perché ci attaccavo la stufa. Wow, è partito! Ok, questa va! E questa va! Ti preparo le tagliatelle al ragù! Perfetto! Ti vanno? Sì. Ok, vado a prendere la roba. Ah! Mi dai un po' d'acqua, che una sete tremenda. Non ce l'abbiamo. No, c'è il McDonald's l'altro giorno che è finito. Una Coca-Cola, amore. E un teino, ci dividiamo questi dopo. Va bene. Allora, ti posso offrire le fettuccine. Buone. Oppure gli gnocchi, i ravioli alla zucca. Facciamo fettuccine con ragù alla bolognese o ragù alla ricotta. Ragù alla ricotta. Sì, è buono secondo te? Non lo so, con un contorno di... Io vorrei mangiarmi il finocchio, però se facciamo... Eh no, se faccio quello non ce la faccio, quindi ci abbiamo... Le carotine baby. Le carotine baby perché il nostro amico Cere, per ringraziarci della cucina, perché gli abbiamo regalato la cucina, ci ha fatto arrivare delle carotine, dell'ananas e delle mele. Ottimo. Ok, quindi ci serve lo scolapasta, una pentola. Sì. Che dove abbiamo messo, amore? Chi lo sa? No. Il sale. Vabbè, la pasta non c'è bisogno di salarla perché sarà già salato il condimento. Senti, non ce l'abbiamo. Sarà tipo là, nell'ultima là sotto, quindi... Vabbè, facciamo così. Ah, beh, ma c'è quello che... Una volta va bene. Allora, mi devo lavare le mani perché mi portavo le chiappe. Sì. Tieni questa. Andiamo a cucinare. Wow. Much later. L'acqua è stata preparata. Sono un po' emozionata. Vediamo. Ok, mettiamola al massimo perché così bollirà prima, giusto? Boh, e sì, a logica ne mettiamo un po' di sale. Sì, forse molti di voi all'ascolto si stanno chiedendo: ma come fate a cucinare senza avere la cappa? Non vi preoccupate, tanto Sabrina non l'ha mai accesa nemmeno in cucina. Sì. E poi vi voglio dire un'altra cosa. Anche se questa pasta farà schifo, non farà mai schifo come la ginnastica artistica. Questo è il mio nuovo meme preferito, dire delle cattiverie sulla ginnastica artistica. La gamer si arrabbia. Forza chef, adesso che bolle l'acqua cosa andremo a fare? Portare la pasta. Mamma bugia la pasta Dan Peterson. Guarda quante porzioni sono. Non lo so, tutto 3 porzioni. Aiuto, sta cadendo. Qui sotto c'erano tutte le mie cose. Che gioia. La pasta bisogna subito girarla perché così l'amido si... capito? Davvero? Così non sarà salata, ma la saliamo dopo. Aspettiamo 4 minuti e poi la condiamo. Amore, veloce, scola la... No, mi brucio. No, amore, non usare le mutande per scolare la pasta. Mutande di Paperino. No, dai, ti prego. Brucia. No, lo stai facendo davvero. No, amore. Vorrei dirti che sono pulite, ma no. Che schifo! Senti, questo è quello che abbiamo. Ho capito, questo passa il convento. Allora, adesso la rimetti qua. È che mio papà ha avuto un ristorante. E tu non hai imparato niente. No, si vergognerà di quello che stiamo facendo. E come faccio adesso? Allora, fai così, rimettila qua sopra. Cosa stai facendo? Cosa metti? Devo trovare questo di dentro. Oh mio Dio. Allora, e non puoi metterlo qua sopra nella pentola? Non volevo scolare tutta la pentola. Ah, giustamente, anche perché sono le prese. Non stiamo facendo una cosa molto intelligente. Queste sono le chiappe di Alessio. Puc! Scemo! Muoviti! Ok. Vieni, io condisco. Ci viene una schifezza per colpa tua, per come l'hai condita. Perfetto. Ma sembra di essere veramente al ristorante qua, Sembra come dicevi tu gli universitari. Sì. Amore, mi dai qualcosa per toccare? Come? No, 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 piano. E dammi qualcosa. Così, col sugo buttato dentro. Cioè proprio tutto quello che non bisogna fare in cucina noi lo facciamo. Un po' di più, oh, cos'è sta tirchieria? Aspetta ancora, un po' di sugo. Sì. Ecco però fatto. Abbiamo il parmigiano. Oh. Io amore non ho molta fame. Beh, adesso te lo mangi. No, mi è passata ora la fame. Perfetto. Ma guarda che, ma poi quante ne abbiamo fatta? Scusa. Sì, quelle che c'erano, tre porzioni. Volete venire a cena da noi? Vi stiamo aspettando perché c'è pasta per tutti. Perfetto. Ma tu sei andata a MasterChef per caso? Ah no, ok, si vede, sì. Buon appetito. E trova il tuo posto. Non appoggiarti al bancone, amore, che sennò fai cadere tutto che non ha le gambe. Sei tipo in una doccia. Com'è? Comodo. Vedi il lato positivo, se hai sete puoi aprire l'acqua e bere direttamente dalla doccia. È molto più comodo del previsto. E niente ragazzi, allora per questa sera direttamente da Sabri Water e Alessio Doccia è tutto, aggiornamento a domani! Che gioia! Sta aiutando a lavare i piatti. Ah, ti aiuta a lavare i piatti? Il mio assistente. Giustamente, dove stai lavando i piatti? Nel video perché di là non arriva la cocata. Ah, bello, allora niente, Ale fa la bella lavanderina, Salem finisce di leccare la saprezzatina e io volevo farvi vedere l'upgrade della casa vecchia. Vi ricordate? Cioè basta guardare la clip prima, guardate ora, wow! Abbiamo sistemato questa camera così in questi giorni. Sentite che rimbombo! In questi giorni possiamo cucinare, vogliamo anche invitare Ande a gustarsi una deliziosa cena qui. E poi adesso volevo portarvi a vedere la casa perché mi farà stranissimo. Siete pronti? Allacciate le cinture di sicurezza. Ecco, questo è il nostro ingresso, dove qua c'erano i mobili e lo specchio. E... Gogo! Questa è la giungla ragazzi, viviamo in una giungla, anzi in una foresta, come diciamo nella nostra parodia. Abbiamo sfruttato il divano perché il divano lo buttiamo, perché come potete vedere i gatti si sono divertiti molto sia qui che anche qui ragazzi, nonostante avessimo messo le protezioni i gatti ce l'hanno sfondate e vabbè, e niente, quindi questa è la sala. Poi vabbè, la mia camera ancora deve essere portata via, però come potete vedere è vuota. Vuota, vuota, vuota. Ma la cosa più traumatica è questa. Sì, la nostra camera da letto. E voi vi starete chiedendo, ma Sabri, Ale, come dormite? Quello è il materasso che metteremo per terra. E... Amore, ma la televisione? E... non lo sappiamo, speriamo nella televisione, non sappiamo dov'è. Comunque, sì, dormiremo accampati. Però c'è una bella notizia positiva. Possiamo lanciare la pallina a Coco dappertutto. Quanto si gioca in una stanza così grande, vero amore? Saranno 2 settimane, anzi meno. Bellissime. Cosa vuoi dire, Buzz? Vuoi dire qualcosa? Ah, questo qua è il corridoio, abbiamo portato via anche i muovetti del corridoio. E quella sono io, ciao! Comunque, siccome sono un po' indietro con i video, perché immaginate quanto tempo ci sta portando via questo trasloco, vorrei fare dei video con la casa vuota, quindi nei prossimi giorni ci saranno dei vlog un po' diversi dal solito, che vedrete sia qui nella casa nuova, cioè sia qui nella casa vecchia, che anche in quella nuova. Assisterete ai vari montaggi delle varie camere, delle varie stanze. E io spero che... rimbombo! Comunque, questi video dove vi raccontiamo questi piccoli passi della nostra vita vita vi piacciono lo stesso. Volevo farvi sapere che ho appena raccolto un vomito di un gatto, magari volevate saperlo. E Alessio anche oggi... No, no, amore, vieni qua! No, amore! Amore! Devi chiudere un video con una citazione. Ricordatevi che siete come dei piatti, non dimenticatevi mai di lavarvi. Che citazione? Non lo so. Dai appuntamento a domani con il prossimo video, forse? Sì, oppure ci vediamo questa sera in piazza. Ma quale piazza? Ma che ne so. Ah, ok.